Benvenuti alla quarantesima puntata della rubrica Cos'è il denaro? Oggi dedicata ai famosi dollari di Lincoln, Greenback, um, e al periodo monetario successivo alla loro introduzione fino alla fine dell'Ottocento, eh, periodo in cui la lotta tra banchieri e libertà monetaria proseguì tra colpi bassi e intuizioni. Intanto per tutto l'Ottocento, a parte le due esperienze della First and Second Bank of America, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, gli Stati Uniti emisero denaro senza una banca centrale, o attraverso il governo o attraverso le numerose banche commerciali. Eh, pochi sanno che eh, in realtà eh, Lincoln non è l'ideatore e tantomeno il padre dei Greenbacks, eh, ma solo il presidente firmatario della legge di autorizzazione, anche se ne intuì chiaramente i benefici, stando alle sue dichiarazioni. Il vero padre dei Greenbacks, come lo definì in un suo articolo il New York Times nel 1897, fu il deputato Elbridge Harry Spalding appartenente ad una delle famiglie puritane di coloni inglesi approdate per prime in America con la nave Mayflower e, e, e anche banchiere di Buffalo. La guerra civile scoppiata nell'aprile del 1861 sembrò, sembrò aprire gli occhi al Congresso e in particolare proprio a Spaulding. Egli in un intervento al Congresso propose l'emissione di una banconota governativa basata sulla convenzione sociale e non sulla convertibilità in metalli preziosi, rivelando la vera natura e funzione del denaro basata sulla legge e non sul valore intrinseco dell'oro. Al governo dichiarò l'oro è solo una merce, e il suo valore intrinseco è inferiore a quello che può attribuire il governo. Senza il governo l'oro non potrebbe essere denaro supportato da 93 voti a favore e 59 contrari, il pensiero di Spolding si tramutò in legge nel febbraio 1862, dando vita ai Greenbacks, così chiamati per la colorazione verde utilizzata eh, per distinguerli dalle banconote di banca. I Greenbacks, a differenza delle banconote emesse dalle banche private, non erano biglietti promissori dei pagherò come quelli emessi anche dalla Banca d'Inghilterra per cui si prometteva un pagamento in oro nel futuro, ma denaro in se stesso nato dalla convenzione e dall'accettazione sociale come atto fiduciario senza nessuna convertibilità. L'anonisma, dopo vari secoli d'oblio, era tornata realtà emessa dallo Stato senza contrarre nessun debito nei confronti dei banchieri privati. Il governo si riappropriava quindi del quarto potere dello Stato per liberare i propri cittadini dal debito e dal relativo interesse bancario fraudolento e depaperizzante, anche se in verità queste emissioni furono fraintese dai più come semplice mezzo di pagamento per le spese di guerra. Lo Stato poteva così far fronte alle proprie spese senza indebitarsi con alcuno, stabilendo per legge il corso legale della moneta. E non come merce, ma come convenzione utilizzabile per le tasse e ogni pagamento eh, di merci e di debiti contratti. La conversione in oro restava solo per le importazioni estere, impossibili da pagare con semplici carta e per il pagamento degli interessi sui titoli di Stato. Furono autorizzati ed emessi dal Congresso circa 450 milioni di dollari greenbacks durante tutta la guerra vinta dal nord che non doveva porsi il problema di reperire i finanziamenti necessari mentre i banchieri dovettero arrendersi anche al controllo dei 500 milioni di titoli di Stato emessi pagabili con i greenbacks naturalmente la moneta di Stato aveva delle oscillazioni nei confronti dell'oro ma questa situazione era da inquadrare nel contesto di moneta merce del metallo prezioso che continuava comunque ad affiancare i greenbacks. I prezzi delle altre merci infatti non ebbero lo stesso comportamento visto che non venivano usate come denaro e non erano manipolabili per scarsità dei banchieri. In compenso aumentarono i salari fino al 1872 a fronte di una diminuzione dei prezzi seppur con un'impennata durante la guerra, ovvero in un periodo che avrebbe visto crescere l'inflazione anche con un'emissione monetaria di stile inglese ma le finanze statunitensi non uscirono disastrate dalla guerra come sempre accadeva per le altre nazioni europee che nel frattempo avevano abbracciato i dogmi del monetarismo inglese il continuo controllo sull'emissione da parte del governo <coughs> fece sì che il valore dei greenbacks si rafforzasse contrariamente all'altro fronte del campo dove gli stati del sud legati all'oro non solo non posero limiti all'emissione di banconote convertibili in oro, ma forzarono anche le eh, conversioni, distruggendo così il valore della propria moneta. A fronte di soli 450 milioni di greenbacks emessi dal nord, il sud arrivò ad emettere 1,55 miliardi di dollari, tutti in convertibilità aurea. E nonostante questo perse la guerra per aver distrutto il valore della sua valuta che alla fine del conflitto aveva perso più dell'80%, secondo eh, Lerner nei suoi studi del 1956. I greenbacks dunque funzionarono benissimo anche senza alcuna convertibilità, specialmente dopo la sua sospensione da parte di tutti i banchieri privati sulle proprie banconote dal dicembre 1861. Che dimostrava una volta di più il valore del denaro non come intrinseco del metallo ma deciso per legge evidenziando inoltre la natura fraudolenta delle loro emissioni incapace di sopperire alla promessa di pagamento in oro purtroppo anche il presidente lincoln fece un errore che si rivelerà molto grave in futuro firmando il National Banking Act del 1863 redatto sempre da Spolding, che uniformava il sistema in senso federale per tutti gli stati, ma lasciava aperta la porta alle emissioni private. Nonostante le buone intenzioni, il testo si rivelerà a vantaggio dei banchieri. La creazione di nuove norme di controllo fu accompagnata da alcuni articoli disastrosi, come quello che fissava al 25% la riserva da detenere in banca a fronte delle emissioni cartacee da parte delle banche private naturalmente ma la norma più dannosa fu legare le emissioni private ai titoli di Stato norma che nelle evoluzioni successive porterà all'attuale situazione in cui gli Stati devono emettere titoli per finanziarsi con del denaro che invece potrebbero benissimo creare da soli eh, anche se in realtà questa pratica era già eh, cominciata da molto tempo, la norma voleva eh, porre dei limiti alle banche emettitrici vincolandole all'emissione statale di titoli, ma Lincoln non riuscì a comprendere che in futuro questa stessa norma si sarebbe ritorta contro lo Stato stesso attraverso tutta una serie di modifiche favorite dalla corruzione che ne avrebbero fatto il dogma dell'economia moderna. Mentre prima le banche mettevano il denaro senza dover, tra virgolette, acquistare i titoli, ora queste potevano, da una parte, rivendere i titoli realizzando profitti, mentre dall'altra indebitavano lo Stato vincolato dagli interessi in oro promessi sui titoli stessi. La parola acquistare è infatti errata, come molti sanno, anche se molto amata dai banchieri, che in questo modo deviano l'attenzione su quello che è raramente il comportamento dei titoli sul mercato se il primo National Banking Act infatti prevedeva il vincolo dell'acquisto di titoli pari ad almeno un terzo del capitale della banca nel corso degli anni successivi i regolamenti bancari porteranno a una situazione paradossale difficilmente immaginata da Lincoln in cui lo Stato deve mettere delle promesse di pagamento con interesse i suoi titoli per prendere in prestito il denaro che altri non è che un valore che può determinare solo lo Stato stesso per conto dei suoi cittadini. Il sistema ha messo in piedi con il National Banking Act diede il via una volta unificate le varie nazio valute nazionali sotto un'unica valuta come oggi è il dollaro o l'euro, le stesse valute europee preesistenti alla BCE, al dominio assoluto sul potere monetario da parte di una cerchia ancora più ristretta di banchieri che prima invece almeno erano in concorrenza fra loro. Si può quindi porre il 1863 come data di nascita ufficiale per un nuovo tipo di economia in cui la frode dell'emissione monetaria privata diventa strutturale e intrinseca nello Stato stesso e non più in carico alle singole banche che via via si alternavano nel tentativo di controllare l'emissione. <coughs> Il cerchio si chiuse nei vari paesi nel corso dell'Ottocento e in America nel 1913 con la fondazione della Federal Reserve e l'emanazione del Federal Reserve Act. Una volta eliminata l'emissione dello Stato, infatti solo l'emissione privata forniva il denaro e quindi la circolazione monetaria da cui era ed è dipendente tutta l'economia. E che poteva ed è gestita esclusivamente dalle banche private mentre lo Stato per aumentarla può solo indebitarsi subendo successivamente il ricatto della restituzione del debito i banchieri fecero presto sentire la propria voce attraverso il controllo dei mass media per ristabilire il concetto di moneta merce in oro crearono varie crisi attraverso il controllo che avevano ottenuto su una parte dell'emissione monetaria e in Greenbacks, per cui ehm, per la cui emissione era necessario il consenso del governo, ma non vennero a un certo punto più emessi, lasciando sempre più spazio alle banconote delle banche private. Vista la popolarità e il favore di cui godevano i Greenbacks, presso l'opinione pubblica i banchieri eseguirono una serie di attacchi speculativi. Creando una serie di crisi economiche per sfiduciare la nuova moneta di Stato esente da debito e porre quindi i presupposti eh, sulla necessità di una nuova banca, banca centrale. I primi attacchi si ebbero già nel 1868 con la richiesta del pagamento dei titoli di Stato eh, in oro e non in greenbacks per il valore di 1,5 miliardi di dollari titoli acquisiti dagli speculatori europei durante la guerra civile a prezzo dimezzato. Il pagamento degli interessi in oro infatti non era sufficiente per le mire dei detentori dei titoli capeggiati dalla famiglia tedesca dei Rothschild, che eh, posero eh, un loro agente, eh, August Belmont, a supportare la loro causa attraverso il giornale The World di New York vicino al Partito Democratico inizialmente contrario al pagamento dei titoli in oro, come scrive Alexander Dermat in Monetary Crimes del 1899. La propaganda del The World influì negativamente, con articoli pilotati, sulla campagna elettorale del candidato democratico Seymour, facendo vincere l'antagonista repubblicano. Ulysses Grant ehm, che per prima cosa firmò il Credit Trenething Act nel marzo del 1869 autorizzando il pagamento in oro ai Rothschild dei titoli di Stato emessi per i Greenbacks come denunciò sempre Alexander Delmar nello stesso libro contemporaneamente con un'assurda legge emanata nel 1865 il segretario del Tesoro McCulloch fece ritirare in un solo colpo ben 10 milioni di Greenbacks sul mercato, provocando nel 1867 una crisi così profonda da far abrogare la legge già nel febbraio del 1868, ma solo dopo aver distrutto almeno 44 milioni di Greenbacks. La legge faceva leva sull'emissione dei Greenbacks. Pensata per il solo periodo bellico, ma una sentenza della Corte Suprema nel 1884 dichiarava la possibilità di emettere da parte del Congresso i Greenbacks anche in tempo di pace. La contemporanea azione delle due leggi, unita ad una scarsità di argento dovuta al rapporto di cambio di 15 a 1 con l'oro gestito dai banchieri europei con le Indie. Favorì il forte collasso economico del 1873, quando una larga parte del contante detenuto da banche newyorkesi sparì per le speculazioni sulle ferrovie, come riferisce Irvine Angering in The Greenback's Era. Tanto che il 20 settembre la borsa di New York venne chiusa. Il presidente Grant si dimostrò ancora una volta a favore dei banchieri quando oppose il veto il 22 aprile 1874 ad una legge per l'emissione di 60 milioni di greenbacks per far fronte alla crisi. In vice, invece di eh, un'emissione di questo tipo di dollari venne votato il Resumption Act che stabiliva il pagamento in oro di tutti i greenbacks, una misura talmente impopolare che la legge fu abolita nel 1877. Ma nel frattempo il governo deteneva soltanto 25 dei 130 milioni di dollari in oro necessari a questo pagamento e dovette prendere in prestito il metallo prezioso dagli stessi banchieri che provocavano le crisi e agivano nell'ombra per prendere il potere monetario. Nei fatti. Seligman Brothers, Morton Bliss Company, Drex and Morgan and Company per la Morgan di Londra e August Belmont Company per conto dei Rothschild. Fortunatamente i piccoli risparmiatori e i cittadini non si precipitarono agli sportelli per convertire i propri Greenbacks in oro e eh, non, so, solo un non solo un autentico disastro fu scongira, scongiurato, Anzi, l'amore per il denaro statale era forte. Nel 1878 una nuova legge permise l'emissione di tutti i greenback scambiati con la vecchia legge. La guerra monetaria. Nel frattempo, aveva coinvolto nel 1873 anche l'argento con un'alta deflazione provocata da una legge emanata il 12 febbraio 1873. Che non includeva il dollaro d'argento nel conio ufficiale dello Stato, mentre una moneta in argento veniva appositamente coniata per il commercio con la Cina, favorendo di fatto il trasferimento del metallo ad Oriente, come si usava a fare quando la carta moneta non era ancora in uso e come abbiamo visto in numerose eh, puntate scorse, con il traffico tra eh, India e Occidente. Di metalli preziosi. Nel contempo la legge stabiliva il limite di utilizzo a 5 dollari di argento per tutti i pagamenti interni. Questo provocò non solo una rivalutazione dell'oro ma anche una forte crisi agricola che mobilitò successivamente il movimento Free Silver di William Bryan per cui sembra sia stato scritto sotto forma di metafora da Frank Bohm il meraviglioso mago di Oz. L'argento infatti era usato soprattutto da agricoltori e piccoli commercianti e la nuova legge ne limitava l'uso. Venne infatti ribattezzata come The Crime of 1873, il crimine del 1873, ritenuta responsabile con i banchieri anche della crisi di panico del 1893 a cui BOM si riferì e che colpì ancora una volta gli agricoltori sarebbe seguita la crisi di panico dei banchieri del 1906 che nelle intenzioni delle banche doveva spingere l'opinione pubblica verso l'accettazione di una banca centrale. Nel 1893 la crisi fu forse imputabile più alle speculazioni agrarie dei banchieri che all'argento di cui in verità nel 1873 circolavano solo 14 milioni di dollari rispetto ai 60 in oro, ai 346 in greenbacks oltre, eh, e a oltre gli altri 600 milioni in biglietti di banca privata. Ma già dal febbraio 1878 una nuova legge, il Blunt Bill, fece coniare ben 378 milioni di dollari in argento tutto proveniente da minere nel territorio della federazione. C'è da considerare che l'economia statunitense e quindi anche la sua emissione monetaria era ancora fortemente dipendente dall'agricoltura. I piccoli agricoltori, a corto di contanti e indebitati con le banche, tra il 1873 e il 1878, per far fronte alle spese, di gestione stagionali ebbero vita difficili con i ricchi banchieri, loro creditori che potevano acquistare a prezzo di saldo le loro terre, spesso messe in vendita per bisogno di liquidità. Ma il movimento intorno a Brian e al silver, eh, Free Silver Movement per la corsa alla carica di presidente nel 1896 sembra oggi eh, molto esagerato se si confronta alla possibilità che una seria legislazione ed emissione gratuita di Greenbacks avrebbe potuto offrire invece al posto dell'argento e all'ammontare della coniazione argentifera dopo il 1878. Dal 1890 inoltre gli Stati Uniti acquistarono argento dall'Europa ad un rapporto di 16 a 1 con l'oro, grazie ad una nuova legge, lo Sherman Act, aumentando così L'agoniazione in argento di 17 milioni l'anno, ma perdendo in questo modo il prezioso oro che doveva successivamente riprendere in prestito dalla stessa Europa. Un circolo vizioso che venne introdotto solo con la l'abrogazione della legge tre anni più tardi, non prima comunque di aver fatto fare profitti alle banche d'oltreoceano. Il problema eh, sembra oggi più dovuto alla scarsità monetaria totale che al solo argento d'oro. Infatti, a fronte di un volume d'affari di circa 2 miliardi di dollari e di 350 milioni di interessi sui prestiti negli Stati Uniti la massa monetaria era comunque insufficiente stando ai dati forniti per l'anno 1893. Anno in cui scoppiò una crisi nel resto del mondo che iniziò nel 1890 con il crollo della Baring Brothers di Londra, dopo alcune speculazioni mal riuscite in Sud America. La deflazione e non una sovrapproduzione in un paese come gli Stati Uniti in via di eh, formazione e con sempre nuovi eh, territori da acquisire e cittadini da rifornire sembrò la causa principale della crisi. Tra il 1865 e il 1879 la massa monetaria crebbe solo del 17% a fronte di un incremento demografico che solo dall'immigrazione vide crescere la popolazione eh, di 23 milioni di eh, già residenti negli Stati Uniti di altrettanti 7 milioni di individui. Certamente anche il trasferimento a fine secolo. Di oro verso l'Europa fece diminuire la massa monetaria, ma il governo non fu capace di reagire agli attacchi speculativi e di dare una definizione completa ai suoi greenbacks, che rimasero in quantità insufficienti alle reali necessità della nazione. Si chiudeva così un secolo intenso per il più grande laboratorio monetario dei tempi dell'antica Roma ma il secolo successivo avrebbe visto totalmente dimenticate le nozioni apprese. Eh, la battaglia dell'argento oggi sembra quindi più favorire i banchieri, per i quali non aveva nessuna importanza quale fosse il bene merce di riferimento con il quale mettere denaro cartaceo in quantità ben maggiori della riserva, indifferentemente se essa fosse stata in oro, argento o altri metalli preziosi. Purché fosse stata manipolabile e privata, essi affinché gli fosse stata data la possibilità di emettere denaro, avrebbero comunque avuto profitti dal nulla, ma in cambio di una produzione reale. La battaglia sul bimetallismo mise dunque in secondo piano la validità dei Greenbacks, ma in particolare anche dei Continental Bills emessi senza nessun debito e soprattutto secondo un concetto del denaro che rappresentasse la misura della ricchezza emessa gratuitamente e non a debito a favore dei banchieri privati, indifferentemente che essi eh, fossero banche commerciali o centrali. Questa finta battaglia sul bimetallismo oscurò le richieste legittime che si susseguirono prima della battaglia sull'argento libero, come quella del 1872 da parte del National Library Reform Party per una moneta cartacea del governo non convertibile in nessun bene materiale ma semplicemente basata sulla fiducia. Altre battaglie videro impegnato l'Independent Greenbacks Party nel 1878 il generale eh, Benjamin Butler eh, in veste di candidato alle presidenziali nel 1884, il People's Party nel 1892 e il generale Jabo Cox e Maximilian nel 1893, tutti a chiamare per un'emissione di denaro statale su base fiduciaria e senza debito, in modo da togliere il potere monetario ai banchieri privati. E restituirlo allo Stato per una ridistribuzione sana nell'economia. Inizialmente la fortuna volle che nonostante i vari tentativi di centralizzare il potere economico attraverso il potere monetario, i banchieri non riuscissero fino alla fine del secolo ad averne il totale controllo in virtù del carattere fortemente espansivo eh, della nazione ricca di nuovi territori verso l'ovest e quindi di una produzione sempre crescente che riusciva a generare molti profitti da reinvestire senza dover chiedere nuovi prestiti tanto che ancora nel 1910 il 70% della produzione era generata dai profitti reinvestiti e non dal credito bancario ma in mancanza di un concetto monetario vero da parte del governo fu solo una questione di tempo prima che i banchieri riuscissero a trovare la via giusta per appropriarsi del quarto potere dello Stato e con esso il controllo dell'economia e della nazione attraverso speculazioni e operazioni sulle azioni delle migliaia di nuove compagnie commerciali e industriali che nacquero nel Paese. Raddoppiò anche il numero delle banche arrivando addirittura a 25.000 istituti nel 1912 con la metà dei depositi però controllati nella città di New York, mentre le banconote governative ormai erano soltanto il 20% del circolante. <coughs> A chiudere la porta all'emissione cartacea governativa di tipo aristotelico vi furono anche le scoperte di nuovi giacimenti auri e nuove tecnologie di estrazione che sul finire del secolo aumentarono la quantità di riserve in oro in tutto il mondo grazie a nuove miniere in Alaska, Sudafrica e Australia. Il secolo si chiuse comunque senza ulteriori crisi, ma nuove manovre erano alle porte per prendere il controllo dell'intera economia nazionale e il nuovo secolo sarebbe stato decisivo per la nascita di un'altra banca centrale a più di 75 anni dalla devastante esperienza della Second Bank of the United States. Il clima era cambiato sia nell'opinione pubblica che al governo e bastò la crisi del 1907 perché i banchieri riuscissero finalmente a terminare il loro secolare progetto di dominio. Io per oggi ho concluso, eh, vi invito alla prossima puntata eh, di lunedì e rinnovo anche l'invito alle donazioni che possono essere effettuate al mio blog danielepaceblog.blogspot.it dove acquistare anche i miei libri ciao e ci vediamo settimana prossima